consiglio. Da ieri siamo entrati nella novena del Natale, sono 9 giorni che ci aiutano a capire il significato del Natale e a viverlo nella pienezza del suo significato. Purtroppo siamo distratti da tante cose, dai regali, dalla corsa a salutare i parenti, a fare gli auguri, e tutto questo impegno, tutto questo stress ci impediscono di vivere il Natale nella sua verità, nel suo dono, nella sua ricchezza. Il Natale è la festa della venuta di Gesù sulla terra, negli uomini, fra gli uomini, grazie alla disponibilità di una donna, la Beata Vergine Maria. L'annuncio che l'angelo le pone è molto semplice, gli dice: guarda che l'attesa dei popoli, l'attesa del popolo di Israele, del Messia, si compie grazie a te, se tu lo vuoi, se tu accetti. Maria rimane colpita non tanto dalla persona dell'angelo, da questa figura, ma da quello che lui dice, dall'annuncio che le porta. E di fronte a questo annuncio, che sorpassa la sua intelligenza, accetta di fare la volontà di Dio, accetta con umiltà di essere la serva del Signore. E Dio in lei compie meraviglie. Maria è figura del cristiano perfetto, di colui che riceve la buona notizia, che Dio ha misericordia degli uomini, che Dio vuol fare degli uomini suoi figli, trasformandoli da sue creature in suoi figli per adozione. Io e te abbiamo questa possibilità, vivendo questa novena, di accogliere questa buona notizia che Natale ci porta, cioè che Gesù Cristo vuole nascere dentro di me, dentro di te. Per far questo abbiamo un modello, abbiamo Maria, la Beata Vergine Maria, e come lei ha fatto, possiamo fare anche noi, perché Maria è la figura di ogni cristiano, è la figura perfetta del cristiano. Ci insegna ad accogliere Gesù. Per accogliere Gesù bisogna essere umili e bisogna pregare. Questi giorni di novena ci aiutino ad accogliere Gesù nella preghiera. Riscopriamo il rosario, la preghiera del rosario, riscopriamolo in famiglia. Cominciamo a capire che senza la preghiera la nostra famiglia non sta in piedi, perché la pace nella famiglia è garantita dalla preghiera. E se non c'è la pace nella famiglia, non c'è pace neanche nella società, non c'è pace nel mondo. Allora la Beata Vergine Maria in questa novena ci aiuta a recuperare attraverso la preghiera la pace e a recuperare attraverso la preghiera l'accoglienza dell'annuncio che l'angelo porta a ciascuno di noi. Rallegrati, perché in te Gesù Cristo vuole nascere. Dio ti vuol fare suo figlio. Se credi a questo annuncio e se con umiltà ti disponi ad accoglierlo nella tua vita e a credere che davvero Dio è talmente potente che può fare di te un suo figlio.